Or trusted people. Ti sei mai chiesto cosa si nasconde dietro a un canone troppo basso per l'erogazione di un servizio? Sono ancora molte le persone che si lasciano tentare da offerte particolarmente economiche, soprattutto quando si tratta di dover dotare la propria abitazione o la propria azienda di dispositivi per la sicurezza. Da studi condotti dal reparto marketing BOR su un campione di consumatori emerge che il nostro paese, nonostante sia afflitto da una dilagante criminalità, non si è ancora sufficientemente educato al concetto di prevenzione e che il consumatore medio spende poco per dispositivi di sicurezza e ancora meno per servizi legati al controllo e alla gestione degli accessi. Sono Carmen Moccia, mi occupo di comunicazione e marketing per il gruppo BOR e ti do il benvenuto nella mia rubrica. La scelta di pagare poco per un servizio di sicurezza può rilevarsi seriamente rischiosa. Rifletti insieme a me e pensa a tutte le volte che potresti tornare a casa da una gita fuori porta o semplicemente rientrare da lavoro e potresti dover gestire i danni postumi ad un'intrusione. Oppure pensa a tutte le volte in cui temi di essere sorpreso dai ladri mentre dormi o mentre sei in compagnia della tua famiglia e stai svolgendo una normale attività. È in queste circostanze che dovresti porti delle domande specifiche e la risposta che darai a queste domande farà la differenza per il benessere della tua famiglia. Ti ripropongo oggi la stessa domanda che ti ho fatto esattamente un anno fa. Andresti mai da un medico che non ha avuto buoni risultati? Quando stai per scegliere il professionista che ti faccia sentire in buone mani, tu cosa fai? Innanzitutto, valuti attentamente la struttura presso cui opera, il team con cui collabora, la nomea che si è diffusa intorno alla sua figura, ma soprattutto quello che ti interessa sapere di più è se ha avuto buoni risultati. Ebbene, il discorso non cambia per la sicurezza, per cui dovresti farti una domanda e dovresti chiederti: ma tra le aziende che sto valutando per affidargli la mia sicurezza, c'è un'azienda che può mostrare il proprio valore attraverso i risultati? Quante di queste aziende possono realmente garantire la qualità dei servizi che offrono? Siamo i primi in Italia ad aver introdotto nuove modalità operative per gestire da remoto la sicurezza dei consumatori. Considera che dal 2018 al 2022, in soli 4 anni, abbiamo gestito e dissuaso oltre 800 tentativi di furto. I video sono visionabili sul canale YouTube e mostrano chiaramente il nostro modo di interpretare la sicurezza. La gestione delle anomalie è affidata a personale esperto coadiuvato dalle più evolute tecnologie. Va da sé che per mantenere alto il livello di qualità dei servizi che offriamo e stare a passo con l'evoluzione, affrontiamo investimenti in tecnologie e formazione che non possiamo sostenere da soli. Quello che devi capire è che corri il rischio di pagare apparentemente meno per un servizio che non ti darà risultati e alla fine, per rimediare all'errore di valutazione, ti ritrovi a dover spendere di più. Non lo trovi antieconomico? Per questo motivo, prima di scegliere l'azienda a cui affidare la tua sicurezza, parla con il nostro security expert e ricorda: nessuno gestisce la sicurezza da remoto come noi. We're trusted people.